Investire su Money Farm conviene o no? Io sono Giusy, trainer di autonomia finanziaria e mi piace spiegare con termini semplici quello che riguarda il mondo finanziario. Ho creato diversi video in ambito investimento e mi è stato chiesto di parlare di Money Farm, quindi ho deciso di creare questo video e iniziamo subito. Money Farm è una piattaforma di consulenza indipendente. In particolare, in base al proprio livello di rischio, hai una doppia opportunità, sia un consulente finanziario indipendente che ti supporta, sia una piattaforma che con gli algoritmi e un software definisce il portafoglio migliore per il tuo caso specifico. Per chi è quindi Money Farm? Per chi non ha tempo, voglia oppure competenze di gestire i propri investimenti, perché ovviamente uno può avere il tempo, ma se non si hanno conoscenze finanziarie si rischia di fare dei danni. Oppure si possono avere conoscenze finanziarie, ma se non hai tempo poi di gestire i tuoi investimenti, potresti anche in questo caso fare degli investimenti sbagliati. E diciamo che l'obiettivo di Money Farm è rispondere a questa esigenza. Questo, ovviamente, ne parlerò più avanti nel video. Comporta dei costi che non si avrebbero se si decidesse di investire autonomamente, però ovviamente comporta del tempo, investire soldi in modo autonomo, bisogna avere delle competenze finanziarie e quindi Money Farm risponde a queste esigenze. La cifra minima per investire con Money Farm è di 5.000 euro. Questo però non deve essere visto come un problema, ma secondo il mio punto di vista è giusto, perché comunque investire 100-200 euro non ti porterà chissà quali guadagni, anzi, e quindi bisogna investire quando prima si sono raggiunti certi risparmi. Molte volte mi viene chiesto: posso investire 500 euro o solo 500 euro? Ma l'obiettivo di ognuno di noi deve essere prima di creare un fondo di emergenza e avere dei soldi da parte solo. Successivamente investire una parte di soldi. Per raggiungere il proprio obiettivo, Money Farm punta sulla diversificazione del portafoglio e su costi di gestione contenuti. Infatti, più avanti nel video ti farò dei confronti con altri strumenti finanziari. Puoi poi successivamente cliccare nel link in descrizione al video per scoprire di più su Money Farm e fare una simulazione per capire il tuo livello di rischio e su quale portafoglio ti converrebbe investire. Uno dei servizi offerti da Money Farm è la gestione del portafoglio. Money Farm si propone di verificare i bisogni di ogni cliente per investire i soldi del cliente stesso nel miglior modo possibile. Questo ovviamente ha dei costi, però vi è il pro che tu, tra virgolette, non hai il pensiero di dover personalmente pensare come investire i tuoi soldi, hai sempre un consulente indipendente dedicato. Un'altra opzione di Money Farm è quella di creare un proprio piano di accumulo capitale. Anche in questo caso devi sempre versare i 5.000 euro base e successivamente puoi fare dei versamenti mensili, per esempio anche di soli 100 euro. Ti parlo di PAC nel dettaglio, di piano accumulo capitale, in un video, te lo linko qui da qualche parte. In questo modo, versando 100 euro per esempio al mese, puoi creare questo piano di accumulo che è una strategia di investimento, perché poi gli strumenti su cui si investe sono sempre i soliti ETF o obbligazioni o altri strumenti finanziari. Con questo strumento si imposta poi un bonifico ricorrente in modo che ogni mese si possa versare la stessa cifra. La cosa bella è comunque che in qualsiasi momento, senza penali, puoi interrompere questa tipologia di investimento. Ovviamente, per avere maggiori benefici è importante investire nel tempo e programmare gli investimenti
di medio-lungo periodo, perché ovviamente perché se investi 100 euro al mese per un anno non avrai chissà quali rendimenti, ma l'importante è continuare a investire negli anni per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Con obiettivi finanziari non si intende un obiettivo generico, ma per esempio garantire di poter mandare il proprio figlio all'università dopo X anni perché avrai una certa somma, o qualsiasi altro obiettivo finanziario importante per te. La cosa bella di Money Farm rispetto ad altri istituti finanziari, ma ti parlo di un confronto più avanti nel video, è che hai un consulente finanziario indipendente. Questo che vuol dire che in teoria, per esempio per quanto riguarda le banche, sono sempre vincolati a quegli strumenti finanziari. In questo caso questo non avviene e in teoria non hanno delle percentuali sugli investimenti, presumo, ma su questo non ho certezza. Si può prenotare un appuntamento telefonico e poi periodicamente puoi parlare col tuo consulente finanziario personale, sia via chat, sia via mail che per telefono. In descrizione al video poi trovi un link se vuoi guardare la piattaforma e vuoi per esempio prenotare un appuntamento con un consulente finanziario dedicato. Un'altra opzione di Money Farm è quella del piano individuale pensionistico, quindi di un PIP. Ti parlo dei fondi pensione in un altro video, te lo linko qui da qualche parte. Ti linko anche in descrizione al video il sito della Covip che mette in relazione, in confronto, i costi dei diversi PIP, di diversi fondi pensione, per avere un'idea anche di come si colloca il PIP di Money Farm. In genere i fondi pensione, che sono leggermente diversi dai PIP, hanno anche meno costi, però sicuramente è un prodotto da poter prendere in considerazione rispetto ad altri prodotti. In generale il fondo pensione è importante perché è cambiato il metodo con cui si calcola la pensione, e per mantenere lo stesso stile di vita è comunque importante, non per forza questo fondo pensione, ma pensare all'opzione di dedicare una parte dei propri soldi in un fondo pensione. La cosa bella del fondo pensione è che una parte dei soldi sono deducibili, 5.164,57 euro l'anno sono deducibili. Comunque te ne parlo nel dettaglio nel video in cui ho parlato di fondo pensione che ti ho citato prima. Per quanto riguarda i costi di Money Farm, non ci sono né costi di apertura o chiusura, vi è una percentuale a seconda dell'importo che versi e che investi. Non me le ricordo nel dettaglio, quindi ora mi vedrete leggere ogni tanto. Comunque ti linko la schermata qui da qualche parte. Vi è un costo percentuale all'anno, esclusa l'IVA, pari all'1% nel caso di un investimento dei 5.019.999 euro. Poi questa cifra si va a ridurre man mano che si investe una somma superiore. Per esempio, da 20.199.000 euro il costo percentuale è di 0,75%. E così si riduce man mano che l'importo sale. Tu potrai pensare, sono tanti soldi, è vero, però è anche vero che non ha veramente senso investire solamente 100-200 euro, ma è importante anche risparmiare prima e accumulare denaro. Per quanto riguarda invece i costi del piano pensione, il costo è dell'1,25% all'anno sul controvalore, e poi vi è un costo amministrativo di 10 euro l'anno. Però vi consiglio, per fare un confronto sui vari fondi pensione, sui PIP, sui costi, di guardare il sito della Covip che vi linko in descrizione in basso. Money, per personalizzare al massimo gli investimenti delle persone che scelgono di investire con Money Farm, propone 14 portafogli differenziati separati in 7 livelli di rischio. Per definire il tuo livello di rischio viene proposto all'inizio un questionario. Inoltre la composizione del portafoglio varia in base all'importo che viene deciso di investire. Infatti, se si investe fino a 50.000 euro, il portafoglio è composto da un massimo di 8 ETF. Se si investe una cifra invece superiore ai 50.000 euro, possono arrivare fino a 14 gli ETF.
presenti nel proprio portafoglio. Dal sito di Moneyfarm ho avuto modo di vedere, lo vedrai adesso nelle schermate che ti mostro qui da qualche parte, i rendimenti passati. Ovviamente a rendimenti passati non danno evidenza del futuro e sono rendimenti che prendono in considerazione diversi anni. È ovvio che è diverso prendere in considerazione un investimento solamente per 2 anni, ma quello che si dovrebbe fare è pensare al medio-lungo periodo. Anche adesso mi vedrai leggere, perché non posso ricordarmi tutto e ti metterò la schermata qui da qualche parte. Per quanto riguarda il portafoglio con il rischio più basso, vi è un rendimento di media annua dello 0,5% nel caso si sia investito meno di 50.000 euro. Prende con riferimento i dati da dicembre 2011 fino a tutto il 2022, quando io ho preso in considerazione le schermate, e poi vedere l'andamento del portafoglio e anche i rendimenti ogni singolo anno. Mentre prendendo in considerazione un portafoglio 7 con il rischio più elevato, si è avuto un rendimento medio annuo dell'8,3%, e in questo caso l'investimento è sempre stato di meno 50.000 euro per il caso che ho preso io nello specifico. Poi nel dettaglio si può vedere ogni anno quanto è stato il rendimento, quindi per dire nel 2012 il 10,3%, nel 2013 il 16,5%, nel 2000 per esempio 18 vi è stata una perdita del 5%. Ovviamente è normale che ci siano anche delle perdite, per questo bisogna considerare obiettivi di medio o lungo periodo. Con quest'altra schermata, con questo grafico, invece puoi vedere come è suddiviso il portafoglio, in questo caso con rischio 7. Ovviamente, essendo un investimento con il maggior rischio, la maggior percentuale dell'investimento è l'investimento azionario. Quali sono quindi i vantaggi e gli svantaggi di Moneyfarm? Per quanto riguarda i vantaggi, non vi sono penali per lasciare la piattaforma e in generale le opinioni che si trovano su Moneyfarm sono positive. Le commissioni e i costi rispetto ad altri strumenti finanziari, te ne parlo breve nel video, sono ridotti. Vi è anche un simulatore dei rendimenti e hai un consulente finanziario indipendente dedicato per i tuoi investimenti. Invece tra gli svantaggi sono ovviamente le commissioni, perché le commissioni vi sono, perché per quanto riguarda i vari investimenti, per esempio nel piano di accumulo capitale, non puoi soffrire tra virgolette dell'interesse composto, perché ora sto un po' semplificando, poi se vuoi un video più approfondito posso crearlo, nel caso scrivimi Moneyfarm per avere altri video più approfonditi su qualche dettaglio. Perdi il vantaggio dell'interesse composto, perché ogni anno vi è la tassazione, ovviamente questo per semplificare. Perdi anche, diciamo, nel caso in cui investissi personalmente, perdi la possibilità di alcuni guadagni, perché vi sono le commissioni ovviamente della piattaforma, che non avresti se investissi senza un intermediario. Però ovviamente in quel caso lì, se non si è super competenti, vi è un altissimo rischio di sbagliare, e mi sento di dire che piattaforme come eToro, dove si può copiare qualcun altro che in teoria sa, non ti porterà i vantaggi sperati, anzi potrai perdere i tuoi soldi, perché ha investito in momenti diversi, ha obiettivi diversi da te, e quindi anche se ti sembra tutto bellissimo perché dici copio quella persona che è capace, che ha sempre guadagnato tantissimo, non è così, perché il tuo profilo di rischio è diverso, hai degli obiettivi diversi e stai investendo i soldi in un momento diverso, quindi magari questo ti potrebbe portare a perdite nel breve medio periodo. E poi tra gli svantaggi, che vi è investimento minimo almeno di 5.000 euro, che da un certo punto di vista potrebbe anche non essere visto come uno svantaggio, perché non ha senso investire 100-200 euro.
Per quanto riguarda le recensioni di Moneyfarm, le recensioni sono comunque molto positive. Su Trustpilot, Moneyfarm ha 4 stelle su 5. Il 57% delle persone ha valutato come eccezionale il servizio di Moneyfarm e il 27% delle persone ha valutato come molto buono questo servizio. Quindi, meglio Moneyfarm o per esempio i fondi a gestione attiva o quello che offre una banca? Per quanto riguarda Moneyfarm e i fondi a gestione attiva sicuramente hanno dei costi molto più alti di Moneyfarm in generale, ovviamente, dovrei poi vedere il caso specifico, ma in generale hanno costi molto più alti. Il vantaggio che dovresti avere da questi investimenti viene eroso dalle commissioni che hai. Per quanto riguarda invece il confronto tra Moneyfarm e una banca, in generale le banche non hanno dei consulenti finanziari indipendenti, anzi hanno dei consulenti che guadagnano in percentuale su determinati prodotti che riescono a venderti. Quindi di conseguenza è molto probabile che non ti possano dare il miglior servizio, il miglior prodotto sul mercato perché sono dei consulenti di X, della banca X, e quindi ti può proporre solo i servizi della banca X. Quindi se c'è un investimento migliore della banca Y, non te lo possono proporre, ok? E oltretutto tra gli stessi servizi della banca X, ok, che ti possono proporre, a volte hanno delle commissioni. Questi consulenti hanno delle commissioni più alte, per esempio per gli investimenti azionari rispetto a un altro investimento, e quindi tendono a proporre quell'investimento. Ovviamente non è per tutte le banche così, non sto demonizzando le banche, però verosimilmente molte volte vengono pagati questi consulenti a commissioni, e questo porta, vuoi non vuoi, un minimo di conflitto di interesse anche solo perché il consulente sa che può guadagnare di più in un determinato modo. Poi magari crede veramente in quel servizio, lo fa in buona fede. La realtà è che non può proporti tutto quello che esiste nel mercato perché non può farlo per contratto. Quali sono quindi le alternative? Un'alternativa che hai è investire da solo, quindi utilizzare una piattaforma e investire scegliendo da soli le azioni, gli ETF, le obbligazioni su cui investire, però questo ovviamente comporta un rischio perché bisogna essere super competenti, e anche chi è competente molte volte può sbagliare perché devi conoscere molte variabili, devi prevedere tra virgolette il mercato, e quindi vi è comunque un rischio anche se non vi sono i costi, le commissioni che può avere una piattaforma come Moneyfarm. Un'altra alternativa possono essere i BTP, però ovviamente essendo un prodotto meno rischioso, vi sono rendimenti più bassi. Ho parlato dei BTP in un altro video, te lo linko qui da qualche parte. Un'altra alternativa che ti propongo è quello di risparmiare più che si può e poi fare un mix, cioè investire in modi diversi, ok? In modo tale da differenziare anche il rischio. Trovi il link di Moneyfarm in descrizione per vedere la piattaforma e simulare un possibile portafoglio e capire qual è il tuo profilo di rischio. Di quale altro strumento o piattaforma desideri una recensione? Fammelo sapere scrivendo il nome della piattaforma in un commento, e se vuoi capire qualcosa in più di Moneyfarm, fammi la tua domanda nei commenti in modo che io possa creare un video su quello che mi hai richiesto. Questo video mi ha richiesto tanto lavoro, ti sarei grato se mi lasci un like, un commento, un segno di vita in modo tale che il mio canale possa continuare a crescere. A te non costa niente, ma a me aiuta e supporta nella creazione di nuovi contenuti. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!